Al Nani di Bellaria va in scena in Bellaria 2.0, la formazione adriatica rafforzata dagli arrivi di Indelicato e Facondini è pronta a recitare un ruolo diverso in questo finale di girone di andata in vista del 2019 che potrebbe regalare diverse soddisfazioni ai tifosi più intimi. Il tecnico Ricciputi non si fa pregare, Indelicato schierato subito al centro dell'attacco. Il Rivazzura Miramare invece cerca punti salvezza su un campo dove hanno faticato e non poco. I Riccioni a vincere sono state stoppate sul pareggio Sala, Nova Felte e Verrucchio. L'Indelicato Day inizia già al terzo minuto quando i bomber lanciato in profondità spara addosso a Pelliccioni, bravo, l'estremo ospite nella risposta, ma l'attaccante ci prova timidamente anche dalla distanza, un gioco da ragazzi questa volta per Pelliccioni bloccare la sfera. Il Riviazzura Miramare si vede con Assioli, la cui conclusione viene bloccata da Mignani, comoda presa anche da calcio piazzato quando ci prova Tamburini. Il Bellaria risponde con un contropiede degno di nota, Indelicato servito in profondità, chiude troppo in destro sprecando una ghiotta occasione. A una manciata di secondi dalla fine del primo tempo il Bellaria passa, innocuo cross messo al centro da Caporali con tante deviazioni volontarie da parte del difensore Mularoni per il più incredibile degli autogol. A inizio ripresa il Bellaria va vicinissimo al raddoppio, il traversone dalla sinistra porta l'incornata sotto rete Indelicato, pallone sul fondo. Si sveglia a questo punto anche il Rivazzura Miramare, dopo una mischia in area locale il pallone giunge a Tamburini che in girata mette alto sopra la traversa di Mignani. Momento favorevole agli ospiti, Antonioli pennella al centro per la corrente Montanari che di testa spedisce al lato. Dall'altra parte Gambuti ci ritrova sul piede il pallone del possibile 2-0, ma Pelliccioni ribatte il suo tentativo mantenendo a galla ancora una volta i suoi. Dalla bandierina capita la terza palla gol sul piede di Tamburini, il pallone viene recuperato dalla parte opposta da Mattia Mignani, traversione al centro proprio per il numero 7 che calcia alle stelle il possibile pallone del pareggio. Bellari invece pericoloso da calcio piazzato, punizione di Walter Chiusi, colpo di testa di Caporali, pallone sul fondo. Alto calcio da fermo, questa volta per il Rivazzura Miramare, incornato di Tamburini, pallone che sfiora l'incrocio dei pali accomodandosi leggermente al di sopra del montante alto della porta difesa da Mignani. Nel giorno dell'Indelicato Day Caporali non vuole essere da meno, ma la mira in questo caso è da dimenticare. Ma il numero 9 si fa perdonare poco dopo, discesa sulla destra, velo di Chiusi e botta di prima intenzione a cura di Alessio Indelicato. 2-0 e fine dei giochi, ritorna gol per il bomber con la maglia adriatica e tanto di dedica a compagni e tifosi presenti a Nanni. Finale di marca ospite, Assioli crea e mette al centro, poi si ritrova sul piede di pallone per dimezzare le distanze, ma la sfera termina alta. Ancora Assioli protagonista, scarta anche Mignani, ma sul più bello sceglie la soluzione di piatto che si alza sopra la traversa. A questo punto arriva la fine dei giochi, Bellaria torna alla vittoria nei giorni in cui riabbraccia il proprio bomber e possiamo dirlo fino in fondo, l'Indelicato Day funziona e come.